Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su Castle Clash. Oggi siamo con l'account di MJ23, ragazzi, lo ricorderete, ci abbiamo fatto già qualche rolling in passato e voglio anche ringraziarlo perché si è preso la briga di scrivere Snowkills numero 1 con le mura nel villaggio, quindi io volevo davvero ringraziare per questo pensiero e spero quindi di riuscire, ragazzi, a svoltare oggi. È sempre lui, Anubis, ragazzi, è sempre lui, dobbiamo trovarlo anche oggi. Questa volta però abbiamo 40k gen a disposizione, che non sono per niente poche, quindi non perdiamo altro tempo, ragazzi. Lasciate il like, ragazzi, perché il like adesso lo troviamo Anubis per forza. Anzi, rapida occhiata all'altare do per vedere cosa gli manca. Insomma, anche pistolera, Ronin, un sacco, Rekno, cioè tantissimi ne mancano, quindi speriamo bene, ragazzi. 40k e go, iniziamo subito con un bel triplone. Boom! Lo stregone subito. Non so se ce l'ha. Andiamo alla fine a vedere un po' cosa esce. Subito campione gelatinoso, ragazzi. Qui andiamo di tripli, altrimenti niente da fare. Subito il paladino. Sti cazzo di paladini mi perseguitano. Vediamo un pochettino la driade. Il tecnico. E quindi ci aspettiamo Anubis. Ora invece l'Atlanticulo maledetto. Attenzione, il dio del tuono, ma che... doppio gelatino. Il gelatino, Lady Leo, Lady Tristezza Leo, ragazzi. Ve la ricorderete nell'episodio precedente, che se non avete visto ve lo lascio qui sopra in descrizione, sempre che me lo ricordo. Vediamo il prossimo 4-5. Adesso non uscirà una ben amata sega di nulla per tipo un quarto d'ora. Vediamo se ci stupisce. Niente, quando mai, dai, col tecnico. Niente, i blu, ragazzi, i blu sono come la calma piatta. Vediamo se... se ci stupisce un po'. Angelo Dracula, mi pare di averlo visto, Dracula, dai, che fa un caldo micidiale, ragazzi. Allora, facciamo che se trovo Anubis mi avvicino un altro ventilatore, vai, perché se no non me lo merito e spengo questo. Se arriviamo a 20.000 gemme senza trovare Anubis, cioè altre 10k, spengo il ventilatorino per punizione. Quindi devi uscire, Anubis, dai, Anubis, dai, 150... 4,50, niente da fare, solo blu, perché alla fine sono usciti leggendari appena iniziati, proprio una valanga. Attenzione, doppia medusa, ragazzi. Cioè, il video scorso vedevamo le sirene, adesso vedo le meduse. Cioè, questo è il caldo, cioè, le meduse. Va bene, sono le meduse in acqua, ragazzi. Non ci facciamo il bagno e proseguiamo. 4,50, che cazzo vuole uscire adesso se non un bel nulla. Vediamo un po' il druido, dai. Sappiamo che la fortuna druidistica viene seguita dalla fortuna anubissistica. Dai, 4,50, ci spero sempre. Invece viola gelatinoso, attenzione, succube. Ma mica li fa uscire quelli nuovi, cioè tipo, che ne so, match testa, non lo so, qualcosa di fico. Campione. Maledizione, ragazzi, soltanto i frammentabili, cioè quelli sono buoni a prenderli con i frammenti. Se sto facendo roll con gemme è perché evidentemente voglio qualcosa che non posso prendere con i frammenti, quindi dai, 150 quando sono... 20.300 gemme, ragazzi, devo spegnere il ventilatorino se non esce adesso. E quindi sarà un conto alla rovescia per il calore. Vediamo, attenzione, il triplone, spegniamo il ventilatorino, che tanto lo sentite che l'ho spento davvero. E quindi adesso, ragazzi, con la sofferenza, il sudore, dobbiamo assolutamente riuscire a beccare qualche stronzissimo eroe. Attenzione, Regina Arpia. Non è Regina Arpia, ragazzi, dai. Dai, che fa caldissimo. Se arrivo a 10.000 senza trovare Anubis, riaccendo il ventilatore. Dai, inizio a sentire la maglietta che si attacca. Ti prego. Attenzione, Anubis. Sì, e mi riaccendo il cazzo di ventilatorino, ragazzi. Ah, fuck, me lo sono meritato. Porca troiaccia, gol. Caldo atroce, ragazzi, ve lo giuro. Spegnerlo per un secondo è stato come spegnerlo per 10 ore. Ok, go. Abbiamo trovato Anubis, quindi prossimo obiettivo, pistoculera. Vai cazzo, pistoculera dopo Anubis. Dai, pistoculera dopo Anubis, che ogni praticamente 25k gems ti droppa un qualcosa che ha un senso. No, dai, ti prego, dimmi. Boom! No, ne ha fatti addirittura due. L'esplosione ha fatto fare un double rolls.
quindi andiamo al 150. Dai, 4,50 per... Chi mi tiro adesso? È uscito Anubis, potrei andare con pistolera. Pistolera, ragazzi, rovina il gioco a chi vi attacca, quindi pistolera. Bah. Però strega triade, attenzione. Attenzione il cecchino, il Recno. Recno anche gli mancava, ho visto che non ce l'ha. Quindi Recno, nuovo eroe, sono due. Con Anubis si ritrova una bella scuoletta nuova. Quindi queste 10k gems, ragazzi, me le sono meritate col ventilatorino. Oggi giornata davvero caliente, anche in fatto di drop eroi. Vediamo, aumentare la capacità. Vedete, questo Recno ci ha dato la pausa. Un sacco di cristalli in magazzino. Ok, ho liberato un po' di spazio, ma non troppo. Così gli eroi li andiamo a vedere alla fine con quale talento sono usciti. Sono rimaste 10k gems, quindi dai. Sappiamo che puoi stupirci con me stessa, ragazzi. Attenzione, colpaccio oggi. Con questo caldo abominevole sta fondendo il server eroi in continuazione. Quindi continuiamo sull'onda del mieticulo brizzolato. E 4,50, dai. Attenzione, il Duca Zucca, il Duca Zucca. Però un sacco, veramente un sacco di leggendari, ragazzi. Sono contento per questo roll. Davvero pazzesco quando mancano 7k gems. Vediamo il campione. Vabbè, dai. Oggi sono stato campione anch'io, quindi 4,50, spezzaculi, spezzaculi. Però è fortissimo, mi piace tantissimo, quindi speriamo non lo aveva già, non lo avesse già. E andiamo avanti con il 4,50, 150, 150, folletto, ci sbuca un folletto, facciamo ciao e andiamo avanti con il 4,50, ma niente da fare, 150. Carnefice 4,50, cecchino, Angela, il paladino, cadere sul paladino quando potrebbe uscire un bellissimo pistolera. Vabbè, ma quante ne vuoi. Mancano 2300 gm, ultimi 4,50, attenzione, ultimi 3, 1, triplo verde. Allora che cosa ci aspetta nel prossimo? Beh, ragazzi, l'ultimo bendato, facciamo l'ultimo soltanto, anzi no, questo è l'ultimo, facciamo un singolo, poi un 4,50, quindi singolo, e attenzione adesso, bendato, 0%, come al solito, il triplo leggendario che sta per uscire adesso. E invece no, ragazzi, cecchino doppio, cecchino e linfa di cristallo, tristissima, ma... direi che l'ultimo ce lo possiamo fare, mi stupiva. Va bene, ma comunque ragazzi, abbiamo trovato un pacco di nuovi eroi. Possiamo andare a beccarceli tutti, a tirarli fuori delle carte. Vediamo intanto se c'è lo spazio, c'è come in abbondanza qui. Allora, vai Anubis. Top. Poi abbiamo Recno. Si chiama Recno, no Rocno. Ragazzi, io lo chiamo Recno, ma non so perché la prima volta l'ho preso in giro Recno e poi da lì ho smesso di dire Rocno, ho iniziato a dire Recno e a chiamarlo sempre Recno, vabbè. Quindi sappiate che lo chiamerò Recno per sempre. Quindi andiamo un po' con Rocno e becchiamocelo, eccolo qua. Poi abbiamo, ragazzi, primo drop di Match Test, anche primo drop di Rocno per me, ma lo ha trovato Onnig. Match Test invece non l'ho mai vista, perfetto. E poi abbiamo anche un sospetto spezzaculi qui, che vorrei andarmi ad accertare. Ragazzi, anche spezzaculi, nuovo eroe, pazzesco, pazzesco. Quindi abbiamo droppato un bel po' di nuovi eroi. E non so a questo punto se anche anche stregone magari, chi lo sa, non si sa mai. E infatti, ragazzi, infatti anche stregone, quindi andiamo a tirare fuori anche stregone, che non aveva eroe, anche questo fortissimo. Non perché è un eroe stagionato, vuol dire che non sia un eroe fortissimo. Poi sono usciti anche Lady Leo, magari non ha neanche Lady Leo, insomma, poi sicuramente Lady Leo ce l'ha, mi sembra di aver visto Lady Leo. Non è vero, non c'è nessun Lady Leo. Ok, nessun Lady Leo, quindi anche Lady Leo nuovo eroe, ragazzi. Un pacco di nuovi eroi sono usciti, pazzesco. Ok, andiamo a utilizzare, perfetto. Allora, iniziamo un po' a vedere questi nuovi eroi. Il primo con condanna 3, però comunque un talento 3 schifissimo non fa. Furia 1 sicuramente da cambiare, un dio della guerra 1 sicuramente da cambiare. Quello che speravo io era di droppare un qualcosa di sostanzioso già 5, ma a quanto pare tutti i livelli 1. Però devo dire, sono usciti una valanga di nuovi eroi, quindi sono felicissimo per MJ23 per essere riuscito a trovarli tutti quanti questi nuovi eroi. Possiamo quindi adesso andarci a fare gli eventi annessi all'aver rollato tutte quante queste gemme. Quindi andiamoci a ritirare tutti i premi. Ok, spendi e vinci. Andiamo a ritirare 2005, 5000,
10.000 e poi 20.000. Poi c'è anche questo: ogni volta che spenderai 2.000 gemme avrai la possibilità di aprire un forziere. Quindi andiamoci a aprire subito questi forzieri, ragazzi, e speriamo che oggi, dopo 2 anni di canale, 3-4 di gioco, riesco con 20 scrignetti a beccare qualcosa di decente, dato che l'aspettativa è di beccarsi un'elettrica, Anubis, Strega Trixie, Artica, Golem, Barba Bianca e Cavalier Teschio. Mi pare una volta qui ci sia uscito un Cavalier Teschio, ma non sono neanche sicuro che fossero questi, quindi iniziamo subito con il primo. È un bel 40 frammenti che non ci servono a niente. Secondo, 140 gemme, ok, non ci fanno schifo. Vediamo un po', ma noi vogliamo elettrica finché non leggiamo scritto quella maledettissima scrittina del cazzo, elettrica. Noi niente, niente, continueremo a stare qui a sperare, a tirarcela, che è sconfottutissimo eroe proprio leggendario, Artica. Una cosa che proprio mi deve far dire, ah, ragazzi, non c'è lo 0%, c'è una probabilità di droppare questi draghi da qui. Quindi potete sperarci. Finora centinaia di scrigni aperti e il numero di draghi che ho trovato è un numero a una sola cifra, ed è una cifra che assomiglia molto a una pista di corsa rotonda. È uno zero, ragazzi, un bello zero draghi trovati in centinaia di scrigni del genere aperti. Quindi finora la mia probabilità di drop su questi scrigni è zero e sta rimanendo allo stesso livello, perché ecco qui che stiamo per finire e non è uscito nessun elettrica, nessun artica, nessun bene amato cazzo di nulla. Quindi vediamo un po'. 900. Boom! È un bel cazzo di niente. 140 gemme, va bene. Ultimi due, ragazzi, attenzione. Mille distintivi d'onore e ultimo. Oh, 40 frammenti. E anche oggi non si è smentita, non si è smentita questa cosa durante questa richiesta di gemme. Penso che questi li abbia fatti tutti quanti. Quindi andiamo a ritirare gli innumerevoli premi che sono usciti. Sono tutti quanti qua, riscuoti 25, la bellezza di 25 carte aggiorna talento, cioè tanta roba, vorrei sottolineare questa cosa. 3 uova che gliele mettiamo subito a schiudere. E quindi, ragazzi, non rimane altro che ringraziare MJ23 per avermi fatto fare questo bellissimo roll, e sono felice per lui per aver trovato tutti questi fantastici eroi. Vi ringrazio anche voi per la visione, lasciate un bel like, un commento sotto al video, fatemi sapere cosa ne pensate. Io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.